Oggi su Lightroom proveremo a recuperare uno scatto che ha una buonissima composizione, ha un buon soggetto, ha un primo piano interessante, ma purtroppo ha una luce un po' pessima, perché siamo quasi contro luce e il cielo è totalmente piatto e leggermente troppo chiaro. Ho provato a fare altri scatti ovviamente mentre ero in quella location, ma non c'era modo di ottenere un cielo abbastanza interessante, diciamo. Quindi proveremo su Lightroom a dare un po' più di interesse e un po' più di impatto a questa immagine. Naturalmente non mi aspetto di ottenere uno dei migliori scatti che io abbia mai fatto, però cercheremo di ottenere il massimo dal nostro scatto, perché come potremo vedere tutto il resto è ottimo: la composizione, le linee che ci sono all'interno dell'immagine, il soggetto, il primo piano, l'effetto sull'acqua, però purtroppo c'è una luce non troppo buona. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo su Lightroom come possiamo fare per ottenere il massimo da uno scatto con la luce che non è proprio delle migliori. Saltiamo subito a monitor e vediamo come muoversi su Lightroom. Allora, questo è lo scatto che andremo a editare oggi. È uno scatto che ho fatto durante la mia vacanza in Toscana. Ho fatto un video molto interessante su questo canale che è come unire la fotografia con il viaggio, con la vacanza. Vi lascio qua il link, andatelo a vedere. Allora, iniziamo con questo editing. Come potete vedere, lo scatto è parecchio interessante perché abbiamo un buon primo piano, anche se naturalmente è leggermente fuori fuoco quella parte qui, ma poco ci importa. Se noi guardiamo qui siamo abbastanza a fuoco. Abbiamo questa buona linea guida che ci guida verso quello che è il nostro soggetto e abbiamo anche un buon effetto dell'acqua mossa sul mare. Il problema di questo scatto è questa parte qua che è troppo bianca. Era comunque il tramonto, il sole stava scendendo, però purtroppo era un tramonto molto poco colorato. Come potete vedere il cielo è praticamente bianco con qualche spiraglio di azzurro. Probabilmente con un po' più di nuvole sarebbe stato molto migliore questo scatto e anche è molto più calda l'immagine. Le luci ci avrebbero reso lo scatto molto migliore, però purtroppo non è stato così. Siccome ci sono andato solo un giorno, questo è quello che sono riuscito a fare. Però cerchiamo di vedere cosa possiamo fare utilizzando Lightroom per ottenere il meglio da questo scatto. La prima cosa che io vado a fare, siccome qui abbiamo un forte problema sul cielo, con il nuovo Lightroom andiamo a selezionare una maschera sul cielo. Fortunatamente con questa espansione ci permette di fare una selezione senza andare noi a scontornare il cielo e vediamo che ha selezionato tutte le zone troppo chiare. Da qui abbassiamo leggermente l'esposizione, vedete che torna un po' di blu, un po' di azzurro da questo cielo, perché comunque è uno scatto RAW, non era sovraesposto, quindi riusciamo a ottenere delle informazioni. E cerchiamo in qualche modo di colorarlo tendendolo un po' all'arancione e un po' al viola. Come vi ho detto, naturalmente non sarà lo scatto migliore di sempre, però cercheremo di ottenere qualcosa di meglio. Poi abbassiamo un po' i bianchi, ridiamo un po' di esposizione, aumentiamo un po' la saturazione e vediamo che questa parte qui a sinistra dell'immagine diventa un po' interessante, mentre la parte a destra rimane un po' troppo bianca. Ma magari con un po' di dehaze e diminuendo naturalmente la saturazione otteniamo qualcosa di migliore, forse un po' troppo spinto così. Poi andiamo a editare la nostra immagine normalmente, quindi alziamo un po' le ombre che è quella parte qui, abbassiamo un po' le luci per tirare fuori ancora meglio il cielo, diamo un po' di vividezza, poi andremo a togliere un po' di saturazione in queste zone troppo sature. Poi facciamo una maschera per scurire un po' quella parte qua, per dargli un po' di effetto iniettatura, quindi aggiungiamo una maschera lineare o radiale abbastanza simile per questo tipo di scatto e andiamo a scurire quella parte qui che è leggermente fuori a fuoco. Magari poi proviamo anche un crop, ma funziona poco qua il crop perché andremo a cambiare l'aspect ratio e non ci starebbe troppo bene. Abbassiamo leggermente le ombre ancora un po',
questa zona qui, e quello che vado a fare è aggiungere un altro filtro radiale in questa zona qui per schiarirla, perché è un po' troppo scura. Non esageriamo, naturalmente. La posizioniamo così, giusto per farci vedere che lì c'era qualcos'altro, qualche roccia. Non troppo, perché comunque vogliamo tenere l'attenzione sul soggetto. Andiamo a diminuire un po' la saturazione del blu e del ciano, probabilmente dell'azzurro, e diminuiamo ancora la saturazione di questa zona qua, quindi un po' il viola, non troppo, e l'arancione magari lo tendiamo più, vediamo, proviamo verso il rosso. Sì, sul rosso funziona abbastanza bene. Diminuiamo la saturazione, diminuiamo un po' anche la luminosità, vediamo. Sì, può andar bene. L'arancione non lo toccherei, e andiamo a vedere un po' quello che è la calibrazione di questi colori. Vediamo cosa fanno questi slider, come facciamo sempre. Li tiriamo tutti da una parte e tutti dall'altra e vediamo che modifiche apportano all'immagine. Questo è quello del classico tele orange. Diamo un po' di saturazione qua. Diamo un po' di saturazione anche al verde. E magari lo tendiamo leggermente verso destra, verso il più verde rispetto al giallo. Mi sembra ancora molto carica come immagine, quindi abbassiamo magari un pelo la saturazione. Andiamo ad aggiungere un po' di texture, cioè un po' di dettagli in queste zone qui, aumentando appunto lo slider della texture, non troppo. E vediamo con la chiarezza, il clarity in inglese, che effetti otteniamo. No, risulta troppo finta, e sì, un po' troppo finta. Proviamo sempre con un filtro radiale a dare più interesse al soggetto, aumentando sempre un po' la saturazione, un po' il colore, non troppo, e magari un pelino di esposizione, ma proprio poco, anzi. Proviamo con le ombre, sì, le ombre risultano un po' meglio, e può starci. Qui possiamo applicare un altro filtro radiale per aumentare il colore di questa parte qua già illuminata dal sole. Quindi non tocchiamo l'esposizione, alziamo leggermente l'arancione e la saturazione per cercare di aumentare quello che è il colore del sole, che qui praticamente è totalmente bianco. Questo, diciamo che è un po' lo scatto post prodotto. Non voglio esagerare, perché sennò risulterebbe uno scatto troppo finto, già così riguardandolo, diciamo che la parte qua del cielo è un po' troppo satura, un po' troppo viola. Anche qui ci sarebbe da essere molto delicati. E possiamo vedere un prima, che ovviamente il cielo era praticamente bianco, niente di più, a un dopo. Abbiamo dato un po' più senso di profondità, magari possiamo anche aumentare un po' il contrasto in tutta l'immagine, cercando di dare più profondità. Potremo poi, andando sempre a giocare con le piccole cose, dare qualche punto di luce in tutta la scena, magari ridare un pelo di esposizione all'immagine, e vediamo lo scatto post prodotto e lo scatto prima della post produzione. Un'altra cosa che si può fare con questa immagine, che secondo me funziona molto bene, ovviamente creo una copia virtuale per non perdere quell'altra, è provare lo scatto in bianco e nero, perché appunto non abbiamo dei bei colori, però abbiamo una buona immagine, un buono scatto, quindi la convertiamo in bianco e nero e andiamo a provare la post produzione sullo scatto in bianco e nero, che sicuramente può risultare abbastanza bene. Qui, non avendo appunto i colori da dover aggiustare, potremo essere un po' più rapidi e magari ottenere qualcosa di meglio. Non voglio esagerare a scurire troppo il cielo, naturalmente. Andiamo ancora a scurire quella zona qua davanti e a illuminare quella parte qui, come abbiamo fatto prima.
apriamo un po' le ombre di questa zona qui, non troppo, magari la portiamo più verso il basso, facciamo così. Diamo un po' di texture a tutta l'immagine e su uno scatto in bianco e nero il clarity può aiutarci un po'. Proviamo la chiarezza, sì, non troppo. Diamo un po' di haze per creare ancora più contrasto nell'immagine e diamo un pelo di contrasto. Alleggeriamo un po' le ombre perché sembra uno scatto molto scuro e abbassiamo ancora le luci. Quella zona qua di acqua risulta molto molto bianca, quindi magari gli diamo un piccolo filtro radiale togliendo un pochino le alte luci, non troppo perché sennò perdiamo l'interesse di quella zona lì, un pochino, sempre delicati con la post produzione. Qui abbiamo spinto un po' di più, ma perché comunque il cielo non ci aiutava molto. Riproviamo a vedere qui se riusciamo a ottenere qualcosina meglio sul cielo, che comunque è il punto debole di questa immagine. Quindi andiamo sempre a mettere una sfumatura radiale qui sul castello, sulla rocca, insomma, quello che era, cercando di enfatizzare un po' quello che è la profondità e il contrasto di questo soggetto. Alziamo leggerissimamente l'esposizione. Proviamo a vedere con un crop diverso, magari un 16 noni, che di solito funziona molto bene con le fotografie di paesaggio. Proviamo a vedere con la spirale aura cosa ci dice. Per cambiare l'overlay del crop tool si usa la O e per cambiare l'orientamento dell'overlay si fa shift e O. Vedete che cambia la posizione. Sarebbe carino mettere il soggetto sulla spirale aurea, ma mi sa che in questo caso non ci riusciamo perché andrei a croppare troppo l'immagine. Proviamo a vedere così. Sì, può funzionare perché siamo più vicino al nostro soggetto. Non è neanche male come crop, diciamo. Perdo un po' quella parte qua sotto che a me piaceva, quella parte qua in basso mi piaceva, però forse come impatto dell'immagine è un po' più forte, perché proprio ci segue quello che è la sezione aura, la spirale aura. Sì, vediamo anche che qui sulla diagonale dei triangoli ci può stare abbastanza bene. Siamo un po' lontani dalla regola dei terzi, però secondo me, dando un po' più di spazio a questa roccia, può funzionare come crop. Poi sono abbastanza pignolo, ci metto un po' a scegliere il crop giusto, perché secondo me il crop è molto molto importante. Sì, diciamo che così può renderci giustizia. Ecco, possiamo vedere che croppando l'immagine e rendendola in bianco e nero, perché non avevamo tanti colori, abbiamo ottenuto uno scatto molto migliore rispetto a quello iniziale. E possiamo vedere l'immagine modificata con il crop che abbiamo dato adesso, che si vede che è un po' finta, che i colori sono un po' troppo spinti perché purtroppo non avevamo molto da dare nel cielo. Rendendola in bianco e nero forse abbiamo alzato un po' troppo il contrasto, magari la alleggeriamo leggermente, ma magari abbassiamo i neri per dare proprio il senso di bianco e nero spinto, come piace a me il bianco e nero piace abbastanza forte come impatto e come contrasto dell'immagine. Vediamo l'immagine post prodotta a colori e vediamo l'immagine post prodotta in bianco e nero. Lasciatemi qua scritto nei commenti se preferite quella a colori o quella in bianco e nero. Ok ragazzi, l'editing è terminato e vediamo lo scatto iniziale, che sì, è interessante, è un buon soggetto, ha delle buone linee guida, un buon primo piano, ma ha una pessima luce e anche un colore troppo tendente all'azzurro. E vediamo lo scatto editato dopo la post produzione e la lavorazione di questa foto.
Naturalmente non abbiamo uno scatto super eccezionale, uno dei migliori scatti al mondo, però siamo riusciti a tirare fuori qualcosa di meglio da uno scatto che inizialmente era molto mediocre, anzi più tendente verso il basso, diciamo, perché questa luce era troppo bianca e il cielo era troppo poco interessante. Se hai apprezzato questo video e hai trovato qualcosa di utile, lasciami un like. Se hai qualsiasi domanda, scrivimi qua nei commenti e ricordati di iscriverti immediatamente a questo canale per rimanere sempre aggiornato sul mondo della fotografia. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!